Ci troviamo in uno dei luoghi più iconici di Vasto Marina, siamo alla Rotonda in compagnia di Francesco Paolo D'Adamo. Allora, Francesco Paolo, qualche chicca di storia, raccontaci. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Questa canzone, la leggenda vuole che Fred Buongusto la scrisse guardando questo luogo dal terrazzo Ricci, che praticamente sta qua a 50 metri, dove la gioventù di un certo livello veniva a trattenersi per le serate da ballo estive. Noi abbiamo scelto il giorno migliore per rappresentare il luogo. Questa rotonda sarà riqualificata. Allora, io ci sono cresciuto in questa rotonda. Mio nonno aveva, dove c'è la pista di pattinaggio a Lungomare Duca degli Abruzzi, c'era la casa di mio nonno, venivo a piedi qua, c'era il dancing da Mimì, e Mimì era il fratello di mia nonna. Più avanti c'era l'Hotel Nettuno, che era praticamente del padre di mia nonna, e di fronte c'era lo stabilimento balneare Sallese, dove c'era il buon Ernesto che smontava e rimontava tutti gli anni le cabine. Potrei raccontare a libri interi questo luogo. Adesso si parla di ristrutturazione, bene, però senza voler far polemiche, bisognerebbe fare prima un progetto generale di riqualificazione di tutto l'ambito e poi, dulcis in fundo, mettere mani a questa. Quindi una riqualificazione totale, non parziale. Da dove partiresti? Io ripartirei da un progetto generale. Negli anni 80, fine anni 80, avevamo realizzato un'ipotesi di fare una copertura in vetro di queste due aree adesso utilizzate come parcheggio, perché d'estate, se piove, il turista non sa dove andare. Quando eravamo pochi andavamo alla Ciucculella col jukebox e tutto il resto, oppure proprio quelli più affezionati al Mimì ci intrattenevamo dentro sempre col jukebox. Adesso, se piove, dove vanno i turisti? Poniamoci questa domanda. Ma senza voler essere così, lì c'è un oggetto che a me piace moltissimo, quella specie di box turistico, ma è messo lì cervelloticamente davanti alla chiesa e alla villa, e non lega proprio armonicamente, non c'è. Tra l'altro, quella casa e quella chiesa sono stati costruiti in puddinga, ognuno è arrivato e ha messo le mani senza un progetto organico, la stessa pavimentazione, la stesso come si chiama, Nettuno lì, come idea vanno bene, ma come si lega la frase, da come comincia e come finisce, questo è il problema di cose. Si parlava, ho sentito qualcuno che dice, abbiamo fatto un primo progetto per la riqualificazione della rotonda, però poi ci siamo accorti che c'erano problemi statici. Ma è normale, negli anni 50, quando è stata fatta la rotonda, si usava il solaio SAP, questo in qualche maniera ha causato danni dappertutto, figuriamoci qui con l'umido di sotto e l'umido di sopra. Noi camminiamo su un pavimento di marmittoni, ho visto che hanno messo il silicone lungo tutto il perimetro vicino al parapetto. Però sicuramente qua filtra l'acqua, il solaio scoppia e ci si doveva pensare a una situazione del genere. Anche se il marmittone a contrasto difficilmente casca, perché a me è capitato in una casa in montagna di tre vecchietti, è crollato il solaio SAP e loro stavano seduti davanti al caminetto senza problemi. Il secondo progetto ho visto soltanto quello che è stato pubblicato, un rendering, i rendering e i disegni belli, lo specchietto per l'allodole o peggio ancora una sirena ingannatrice, perché ti fanno vedere tutto bello, pulito, bianco, fantastico, e uno dice che è bello, ma quella situazione non ci sarà mai, perché la struttura metallica prevista per questo progetto prima o poi
verrà attaccata dagli agenti atmosferici e con il modo attuale di fare manutenzione dubito che si riuscirà a tenerla in buono stato. È prevista una rampa per disabili e ho saputo che adesso andranno sulla Luna e una rampa del genere potrebbe anche servire per questo, però è un giudizio personale, può darsi che sia progettata in maniera migliore di quello che penso io e chissà, vedremo. Tu prima hai parlato di riqualificazione totale più che parziale, però se tu dovessi partire da questa rotonda, no? Qua c'erano gli uffici dell'azienda di soggiorno e turismo. Qualcosa del genere è utile? Sì, allora pensiamo come fare per utilizzarle. L'altezza non è adeguata, certo non possiamo scavare perché andiamo sotto il livello dell'acqua e ci alleviamo le anguille. Questa rotonda da quando esiste? Inizio anni 60, prima ci sono milioni di cartoline, immagini, dove si vede tutta l'evoluzione. Era praticamente un terrazzo che si affacciava sulla sabbia. Qua c'erano, quando ero piccolo, proprio piccolo, le prime giostrine, gli scivoli, okay, e quant'altro. Poi c'era la ciuculella, il dancing, vabbè, l'ho detto, e sarebbe da parlare anni. Ma anche sul tuo passato da DJ, ma quello farei No, quello da DJ puntata. Da ste parti non sono venuto mai. Io suonavo la chitarra qui, diciamo che dalle 10:30 a mezzanotte. Gli ultimi ragazzi che si trattenevano si sedevano qua e cantavamo le canzoni dell'epoca, vabbè, queste cose così, intrattenimento. Mi hanno anche arrestato perché una sera io con la chitarra, un mio amico con la fisarmonica e un altro con la gran cassa ci siamo messi tra l'azienda di soggiorno e la ciuculella a cantare ti amo, oggi mi sento cantante. Sono arrivati i carabinieri, ci hanno presi, gli altri due si sono sfilati e io ho fatto come Pinocchio tutto il lungomare fino a dietro un locale che si chiamava La Vecchia, di fronte al ex Wasdaima, e là i carabinieri hanno detto vabbè, adesso l'abbiamo fatto vedere, che vattene a casa, non ti far più rivedere. È un'azione intimidatoria. Anche perché, no, perché dice, a chi davamo fastidio a suonare lì sulla sabbia? A qualcuno abbiamo dato fastidio. Però adesso le cose sono cambiate, adesso ti danno fastidio anche mentre dormi dentro casa.